Signore e signori, buonasera da Angelo Stampatore in voce e da Francesco Baffigi alle riprese. Siamo pronti per l'inizio dell'evento, la finale Lega Amatori Calcio a 5 Latina, tra le formazioni dell'Amatori della Racina e del Città di Anzio. Tutto pronto. Il signor Scalco e il signor Paoletti stanno controllando i cronometri per il fischio d'inizio dato in questo momento. Piazzata la barriera da parte della difesa, tiro diretto in porta di destro, andato alto sulla traversa, pericoloso intercetto all'altezza della tre quarti campo dell'Amatori Terracina, azione di ripartenza veloce a seguito di un intercetto veloce della Città di Anzio, tiro in porta del numero 8 Felicini. Palla al centro messa dal numero 18, buon controllo del numero 10 Ceccarelli e ottima ribattuta da parte del portiere del Terracina. Una cosa la possiamo notare da questo tiro in po', sfiorato il palo da parte del numero 18 Roma sulla difesa. Ottimo pallone messo al centro dal Città di Anzio e buonissimo l'intervento del portiere del Terracina che ha sventato un sicuro pericolo. Controllo ottimo e smistamento palla verso del numero 17 Ruggeri, verso il numero 21 che realizza la prima rete della partita, il numero 21 Golfieri. Bisogna tenere conto che nel portare il pressing va considerato anche il grande errore in fase di appoggio e di impostazione da parte dei Amatori della Racina, non sfruttato adeguatamente dal numero 9 Fascioni, che aveva intercettato il passaggio per portare su un'azione importante come quella del pressing. Comunque un'ottima azione da parte del Città di Anzio con una bellissima conclusione in porta del numero 8 Felicini e un'altrettanto bella parata del portiere Minutilli. L'Amatori della Racina si difende molto bene facendo una densità importante a difesa della porta ed è difficile passare a quella posizione. Bella la conclusione da lontano con il tiro destro del numero 10 Ceccarelli, fermato in anticipo, ripartenza del numero 4 Musilli, anche lui fermato, fase un po' confusa della partita. Palla in fallo laterale a favore del Città di Anzio, battuta mancina di Toscan, primo controllo e tiro in porta e c'è la rete di Toscan che alla fine è riuscito a perforare la porta di Minutilli alla ricerca dell'intercetto del pallone e ci riesce, ha messo in difficoltà l'Amatori Terracina. Tiro con il di mancino del numero 8 Felicino e bellissima parata di Minutilli, distinto, molto bello. Buon intervento difensivo del numero 10 Ceccarelli a spizzare la palla, a mandarla in fallo in calcio d'angolo, battuta veloce del numero 21 Golfieri, in possesso, imbucata alta verso Ruggeri, bravissimo nel controllare, nel girarsi in giravolta e concludere in porta. Savelli, giro palla con Ruggeri che è andato a ricevere dalla parte opposta e che controllo laborioso intercettato dal capitano numero 8 Valenti, azione personale, azione fallita di un soffio dal canto suo con Felicini, prova, ma ecco che Ruggeri liberato da un rinvio con le mani di Minutilli va a siglare il secondo gol e il vantaggio per gli Amatori Terracina in maniera più decisa rispetto al Città di Anzio, e l'impressione della nostra è stata confermata dal vantaggio, ma ora replica immediata del Città di Anzio che in maniera un po' fortunosa riesce ad acciuffare il pareggio praticamente neanche un minuto dopo l'intervento fosse avvenuto dopo. Alla battuta con il sinistro il Felicini, il numero 8 Felicini del Città di Anzio, e realizzazione sul lato opposto con il Città di Anzio che passa in vantaggio. Errore di impostazione
degli amatori Terracina e conclusione di Fasciano non lontano dall'incrocio sinistro, bene per Fasciano, conclusione verso la porta che non inquadra la porta, ancora Ruggeri con il suo controllo di palla, azione simile al secondo gol che aveva realizzato in precedenza e realizza il pareggio. E riparte con Ceccarelli, imbucata centrale, Fasciano in appoggio molto bene su Ceccarelli, chiude l'1-2, ma questi fallisce la conclusione anche per il tocco del portiere Minutilli, grande intervento di Minutilli veramente. Manovrano sul lato destro d'attacco del Città di Anzio, trovato, imbucato sul secondo palo Felicino che ha fallito la conclusione. E da un controllo sbagliato del pivot Fasciano nasce un'occasione per Felicino che è prontissimo sul contrasto e la ribattuta, andare alla conclusione con Minutilli che si è superato un'altra volta, che stavolta però sfruttando la ripartenza dettata dal passaggio di Minutilli è andata vicinissima al gol del vantaggio, scoperta in questo caso la difesa del Città di Anzio. Felicino, ottimo l'intervento difensivo del numero 21, eccola già! E vantaggio del numero 17, Ruggeri, sempre lui, su una splendida azione difensiva e di ripartenza di Golfieri, molto ben disposti a difesa della propria porta. Manovra d'avvicinamento, tiro, buon tiro da parte del numero 17 Durai, ma è ennesimo intervento di serata di Minutilli, veramente un buon portiere. Ed ecco che c'è stata una conclusione pericolosissima di Durai, ecco che il Città di Anzio prova la mossa del portiere di movimento con Manera che avanza ma c'è stato un intercetto e Manera per adesso è riuscito a sventare il pericolo. Ancora con la palla che balla davanti alla porta della Città di Anzio, che miracolosamente ne viene fuori e parte in superiorità numerica e la sfrutta meravigliosamente con Toscan che sigla il gol del pareggio. Durai al controllo, imbucata centrale, Roma riesce a girarsi ma la conclusione non è efficace, numero 17 terracinese non è riuscito a intercettare, Ceccarelli dall'altra parte, Ceccarelli tiro pericolosissimo di destra ad incrociare sul palo, Città di Anzio che riparte, Ceccarelli, bellissima conclusione, parata e ribattuta in porta per il vantaggio del 29, Toscan con il suo mancino. Adesso agli amatori del Racina resta poco tempo per cercare di raddrizzare la situazione, ci prova immediatamente, è grandissimo il pericolo corso dalla porta del Città di Anzio, palla a Fasciano in protezione, fischio finale e si conclude qui l'incontro, la finale della Lega Amatori Latina con la vittoria del Città di Anzio.